lascio la parola al presidente Esposito, così se ci vuole raccontare. Io intanto vi ringrazio perché, come dice Pino Masci, ogni persona che viene a conoscenza della nostra storia ci allunga la vita, è proprio vero, è proprio vero. Nel senso che io mi limito a solo al mio caso, tante cose, cioè, sono stato anche in un processo per un sacco di tempo, io devo dire che di fronte a tante persone, più o meno chiacchierate, molti di questi fortunatamente invece nel mio caso una mano ce l'hanno data, sai, quindi io vado ovunque mi chiamino. Per me, se sono in notato, se sono di centrodestra, se sono di centrosinistra, se sono portato, per me io ho vissuto un'esperienza drammatica, perché brevissimamente ero progettista di un intervento edilizio a Rivoli, commissionato da una socio che faceva parte di una banca torinese, quindi costituiscono una società immobiliare. Io faccio il progetto e questi decidono di impaltare questo intervento ad un impresario che sembrava essere nato da un giorno all'altro, pur avendogli consigliato avanti di non dare l'appalto a queste persone. Loro ci spiegano che loro sanno cosa fanno, danno lavoro a questi signori, sostanzialmente questi signori, la faccio brevissima perché noi stiamo qua per un bel po' di tempo, ci sarà il libro, forse aprile, quindi potrete leggerlo. Comunque, noi abbiamo un po' di difficoltà andare avanti con questo cantiere. Io, un'azienda molto grande di progettazione, non mi occupavo direttamente della direzione dei lavori, ce ne occupavo dei miei dipendenti. Comunque, nelle difficoltà portiamo avanti questo cantiere. Da un certo punto in poi, parlo dal dicembre 2009, non venivamo neanche più pagati da questa società, questa banca, chiamiamola. Arrivati a giugno, luglio, ci viene spiegato dai soci di questa banca che ci sarebbero da pagare delle varianti che sono emerse nel frattempo, varianti mai richieste. Da quel giorno in poi, io a luglio del 2010, vengo a scoprire che nel corso dell'anno erano state fatte circa 2 milioni di varianti, che insomma 2 milioni su 4 milioni di lavoro, cioè il 50%. Allora io ritengo che non sia normale una cosa del genere, e non approvo queste varianti. Nel giro di qualche giorno e qualche ora, addirittura tutelavo la proprietà della banca, della società collegata alla banca, vengo chiamato da questo impresario e mi dice che io forse è meglio che invece queste varianti le approvi. Anzi, inizialmente mi dice che se le approvo avrei avuto anche dei vantaggi economici. Io spiego che devo tutelare la banca, telefono alla banca dicendo: guardate che mi ha cercato addirittura per offrirmi dei soldi se approvo le varianti. Questa cosa ovviamente in un secondo viene riferita, e di corpo mi trovo di nuovo questo che mi chiama e mi dice: forse non hai capito, te ne devi andare, prendi 50.000 euro di lavori, me ne avanzavo 400 con l'anno, situazione, se prendi 50.000 vai via, perché tu non sai chi c'è dietro di noi, c'erano due termini, noi e giù, non c'è chi c'è dietro di noi, non c'è chi dietro di me, giù abbiamo cioè c'era questo noi e questo giù che continuavano a, non era plurale mai estati, era proprio noi, sono un gruppo, però lì per lì io non è che sia avanti fino a ora, io in quel momento non cedo, però mi rendo conto che c'è qualcosa di anomalo in questo cantiere, soprattutto in questo rapporto. Cioè, io sto tutelando un cliente, questo cliente avverte gli altri, cioè, tu non, ti sto dicendo di non pagare, quasi sembra che tu voglia pagare. E così è, mi trovo in una situazione imbarazzantissima in cantiere, e nel frattempo mi dicono: guarda che tu devi non pagare, cioè, queste varianti non sono varianti. Queste varianti sono errori che avete fatto voi nel progetto, quindi questo povero impresario deve essere ripagato di quelle somme che avanza. Sì, ma prima erano varianti, sono diventati errori progettuali addirittura, errori di 2 milioni. Ripeto, ci sono 4 milioni circa di lavori fatti fino a quel momento, 2 milioni sono errori, cioè vuol dire se su due palazzini non, cioè se ci sono 2 milioni di errori abbiamo fatto dei danni inenarrabili. Risultato che, insomma, quella situazione io cerco di capire, ma non ne vengo a capo, perché era inutile, era addirittura surreale, contro natura, pensare che chi è lì con me, cioè io lo sto tutelando, e dico non pagare, lui addirittura, anziché
però è questione solo di sopravvivenza, che credi a quello che ti dici di non pagare 2 milioni piuttosto che credere a quello che ti dice non me li devi, no? Invece era il contrario. Comunque cerchiamo di arrivare a una transazione che non si arriva finché in una serie di riunioni l'ultima raggiungiamo un accordo. Quando stiamo per raggiungere l'accordo, come capita in queste occasioni, insomma, gli avvocati, ci si divide a gruppi per dire vabbè adesso proviamo a vedere, noi ci riuniamo, vediamo se può andare bene, irrompe in questa sala il signor Mirante Nicola, che era titolare per il presente, e minaccia me e la mia famiglia duramente, il mio avvocato, dicendo che forse non avevo capito, che da adesso in poi le cose per me sarebbero state molto difficili. A quel punto noi siamo costretti a rimetterci dall'incarico di mezzo lavori, dopo essere stati minacciati più volte, aver detto alla banca, guardate che questo ci sta minacciando, loro minimizzavano sempre, non era un problema, noi cominciavamo ad avere anche un po' di paura, io avevo tanti dipendenti, lavoravo molto all'estero in quel momento, e mi viene detto che insomma è meglio che me ne vada. Io mi dimetto e appunto mando una lettera di dimissioni dove non scrivo mi dimetto, dico mi dimetto perché non ci sono più le condizioni di sicurezza. Mando questa lettera a tutti gli enti, ARPA, ASL, Comune, non mi ero perso di giro, ma comunque l'ufficio tecnico. Vengo chiamato all'ufficio tecnico e mi chiede per che motivo mi sto dimettendo, ma soprattutto perché mi dimetto in quel modo. Io lo spiego e gli dico, tra le varie cose, che secondo me quello lì è un mafioso, ma non, onestamente devo dire la verità, io non ho, l'ho detto in termini gergale, cioè io non so, siamo anti minotauro, per l'atteggiamento. L'atteggiamento, cioè, quando qui i carabinieri mi chiederanno cosa intendevi, gli dico, per me mafioso vuol dire una persona che ti fa fare una cosa che tu non faresti con la tua volontà. Comunque. Siamo a Natale, andiamo via, vengo avvicinato da un tal signore che si chiama Urbano Zia e mi dice di conoscere bene questo Mirante. Nel frattempo dovremmo raggiungere l'accordo. L'accordo non si raggiunge perché questi scappano, non si fanno più trovare. Io vengo, mi ero dimesso, ma con la promessa di essere pagato non vengo pagato, promuovo un decreto ingiuntivo per essere pagato. Qualche giorno dopo vengo avvicinato da un signore che fa finta di dirgli insomma, mi dice ma io conosco bene Mirante, non vi preoccupate, dopo Natale ci troveremo, ci troviamo, e questo signore mi dice che Mirante, se no questo mi spiegano che se non gli do dei nuovi lavori, io ce l'avrò veramente dura da quel momento in poi e che mi rovineranno. Mi sventolano in faccia un'opposizione al decreto ingiuntivo dicendomi che lì ci sono quei famosi 2 milioni di danni che io ho fatto e che se per caso non mi ritiro dalla causa civile saranno veramente problemi grossi. Io non mi ritiro, vado avanti nella causa, viene nominato un perito che dopo che fa tutte queste verifiche, perché nel frattempo hanno documentato molto bene questi danni che ho rifatto, scopre che io ho fatto danni, ma vi posso garantire che non ci sono neanche quelli, comunque circa 30.000 euro, che poi contati bene sono 7.480, ma non importa, facciamo finta che siano veri 30.000 a fronte di 2 milioni richiesti, perizia del tribunale, perché io sono contento e penso di aver risolto tutti i problemi perché continuo a avanzare 400.000, tenete conto che nel frattempo delle grosse difficoltà, perché non incassare 400.000 per un'azienda come la nostra è tanto, stiamo facendo grossi investimenti, abbiamo appena fatto la sede nuova, chiediamo una dilazione delle tasse, che siamo adesso nel 2013, a metà anno, al 18 dicembre del 2013 io vengo condannato per esercizio abusivo della professione. E il giudice, dopo aver letto le motivazioni di questa, diciamo, del perito, gli fornisce il suo merito, dice guarda che questo non ha fatto nessun danno, lei ritiene che esistesse, che esista ancora oggi una legge di Mussolini del 1939, secondo una legge detta razziale, secondo la quale le società di ingegneria non possono lavorare in Italia. E vietato. Vi faccio presente che ci sono 300.000 addetti in Italia che lavorano nelle società di ingegneria. La mia è l'unica che evidentemente non può lavorare. Perché io arrivo a dicembre, scioccato, a gennaio. Io ovviamente, gli effetti che produce questa sentenza quali sono? Tu non devi incassare più niente di quei 400.000, avevo speso circa in quel momento più di 200.000 di causa, ma devi restituire i soldi che mi hai già preso, perché avevo incassato la mia prestazione professionale era circa 900.000 euro, un grosso lavoro. 400 li avevo incassati e circa 500 li avevo ancora incassare, di cui 400 già addirittura maturati. Per cui in quel momento, che avevo solo incassato 400 o qualcosa, 1.000 euro, glieli devo addirittura restituire anziché prenderne 400.
però non solo gli interessi e tutto quanto, io dovrei spendere circa 600.000 euro perché ho esercito abusivamente la professione. Ma il problema è che se lo esercito in quel caso lo stavo continuando ad esercire, quindi il mio commercio è sicuro che lei deve chiudere, non potete stare aperti, è una società che, insomma, al di là della fesseria che è stata detta, qua non potete più lavorare, se no se solo uno mi chiede i soldi indietro, e ne sono arrivati almeno 5, dicevano che si chiede, ma comunque se chiede i soldi indietro, voi saltate a questo punto, visto che vi hanno condannato l'esercizio abusivo della professione, voi adesso lo sapete. E quindi rischiate la bancarotta fraudolenta, cioè non hanno fatto tutti i colori. Sostanzialmente io non mi piantano l'azienda. In quei giorni vengo contattato dal maresciallo Gazziano del capitano Fanelli, che io nel frattempo avevo denunciato tutti i carabinieri, mi sono legato di Diego, ho denunciato tutti i carabinieri, spiegando la mia storia, di cosa mi stava succedendo, ma parlo del 2011, già. E i carabinieri mi chiamano, mi spiegano che da un momento in poi avrei dovuto fare attenzione a un sacco di cose, mi danno una serie di istruzioni, comunque quella sera dopo che mi aprono il manuale, il libretto delle fotografie, scopro che tra l'altro c'erano anche i soci della banca in queste fotografie, c'erano i criminali che io ho incrociato, devo dire che ho capito che la situazione non era quella che pensavo. Nel frattempo, essendo che io sono stato condannato per esercizio abusivo della professione a restituire i soldi e non li restituisco, anche perché i carabinieri mi dicono lei non restituisca niente, resista, fategli tutto, mi pignorano tutto. Conti correnti, azienda. Io avevo un'azienda in Oman, stavamo lavorando in Oman e avevo circa, stavo progettando un miliardo di dollari di opere, sostanzialmente ospedali e scuole. In quel paese mi chiudono l'azienda in Oman, perché se io sono un abusivista in Italia non posso lavorare in quel paese, che al di là di tutto l'Oman è un paese civilissimo, di persone bravissime, buonissime, che siamo affidati di me, io li avevo traditi, io ho avuto veramente un grosso problema, ho dovuto chiudere l'azienda in Oman e licenziare tutti. Arriviamo verso, insomma, stiamo arrivando a giugno, io ormai tra la paura, le preoccupazioni, mi lascio immaginare, mi sono tornate a mente tutte le minacce di quel signore, ho capito che c'è dietro, non so chi si chiama Andrangheta, non so come si chiami, sicuramente è qualcosa di non pulito, di non chiaro, e comunque anche i carabinieri che sono stati molto vicini, capisco anche che ci sono dei problemi che non so come riuscirò a risolverli. Io insomma, ho dei grossi problemi anche di rapporti, non riesco più a lavorare, non riesco più a... devo cedere l'amministrazione della mia azienda, ho paura, comincio ad avere anche... non riesco più a dormire. Finché il 1 luglio, quando sto comunque a fallire, a quel punto ero fallito, ma tecnicamente fallita l'azienda, gli arrestano. Quel giorno mi chiamano i carabinieri e mi dicono da oggi, fortunatamente, insomma, mi spiegano, poi escono le misure cautelari. Le misure cautelari sono in realtà quelle che mi hanno dato la botta finale, perché tu leggi, cioè, cosa volevano fare queste, quindi quando chiamano mi viene in mente Lino Tempesta, che poi noi abbiamo scoperto nel processo essere il capo di quest'Andrina, che ha un po' di omicidio alle spalle, mi pare, questo mi ricordo, perché ne abbiamo sentiti tanti gente con omicidi nel processo, quindi forse faccio comunque di fatto questo sarebbe dovuto venire a farmi del male, a fare del male ai miei figli, a mia moglie. Quando tu leggi le intercettazioni di questa gente che si organizzavano le rappresaglie a te, mi garantisco che nonostante sia finita, io quello mi ha dato un giro, ho cominciato a essere curato con degli psicofarmaci da quel momento in poi. Il problema è che sono emerse un sacco di cose. È emerso che, ad esempio, quei danni di 2 milioni che io avrei fatto in quel cantiere, si mettevano, non so se tu lo ricordi, si mettevano d'accordo, ce l'hanno fatta sentire l'intercettazione, cioè l'avvocato di questa banca che chiama l'impresa e gli dice: senti, guarda che dobbiamo però porci al decreto ingiuntivo, dobbiamo far vedere che ci sono i danni. Quanti ne sei riuscito a trovare? E questo risponde: sono arrivato a 85.000. E lui dice: no, ma sono troppo pochi, devi arrivare a 500.000. E lui risponde: e avvocato, 85.000 ci ho già messo un sacco per arrivarci, provo a fare un weekend se riesco ad arrivare a 100.000, ma sono mica mandrate. BM mi danno la sospensiva, quindi mi sospendono i pignoramenti. A quel punto parte il processo, c'è tutto questo, io continuo a pagare le mie famose tasse, sempre con l'incremento delle sanzioni, degli interessi, di tutto quanto, quindi ogni anno mi trovavo un fardello sempre più grande. Chiedo, man mano che il processo
andava avanti, le condanne continuavano a emergere, a uscire, cioè soprattutto dopo la condanna del rito abbreviato, chiediamo che ci vengano sospesi queste, cioè ci vengano tolte queste sanzioni, che non è giusto, perché le sanzioni, le morte sembrano chi fa, chi ha sbagliato, è una punizione. Io non ritenevo di dover pagare delle punizioni, non c'è stato nulla che fare. Abbiamo dovuto continuare a pagare finché abbiamo poi fatto una minacciato lo sopra della fame, lì ha cominciato a ragionare dicendo ma forse, però intanto continuavano a non toglierci niente. Finché nel 2016, ad ottobre, il dottor Spallagna concede le sospensioni, cioè sospende le tasse per 3 anni e dice a questi enti che non dovranno più essere, dovranno essere tolte tutte le more, gli interessi maturati e maturandi dal 2011 fino al 2019. L'interpretazione che ha dato l'Agenzia delle Entrate in questo non ve la racconto perché non ci credereste, e quindi cioè non lo ha fatto, ma adesso sembra che finalmente l'abbiano capito. Comunque arriviamo alle condanne nel 21 dicembre di quest'anno del 2016, dove viene condannato Mirante per associazione di liberi stampo mafioso, viene condannato anche al pagamento dei danni morali e materiali a me, morali e materiali alla mia azienda, e viene concessa una provvisionale di 100.000 euro. Il problema è che tutto questo è finto, cioè non è tutto, niente è vero, cioè è vero, però il problema è che io continuo ad avere la sentenza, che ricordate che io ho una sentenza che dice che io ho fatto l'esercizio abusivo della professione, che lo hanno vinto loro. Non è che il penale ha chiuso il civile. Io adesso mi sono trovato con questa bella soddisfazione, ho passato più ben Natale della mia vita, sono arrivato a gennaio e ho convinto, sono andato alla cassa a recuperare quei 100.000 euro, ma non ci sono quei 100.000. Io adesso devo far valutare i danni e fare un secondo processo. Nel frattempo siamo arrivati a oltre 400.000 euro di spese legali. Sono andato a parlare in tribunale da tutti quanti, il risultato è questo, che per poter valutare i danni della mia azienda bisogna che si concluda l'iter del giudizio civile, perché voi dovete sapere che il giudizio civile va avanti per conto suo, non importa che il processo sia scoperto, che quella causa è stata fatta per farmela pagare, che è stata una vendetta, che tutte le prove sono state, erano false, il fatto è che per quel vizio di forma di quella legge di Mussolini io avrei esercito abusivamente la professione, cosa che è assolutamente calata dal cielo, non esiste, eppure essendo questi soggetti, quelli che sono stati condannati in parte, perché non l'abbiamo detto prima, in parte di questi, cioè i soci della banca, sono indagati con, fino ad oggi con 416, cioè per associazione delinquere normale, immaginiamo e speriamo che venga rialzata un po' l'asticella, che questa associazione sia un concorso esterno in associazione di inquiri di stampo mafioso. Il problema è che di questi giorni ci sarà una conferenza il 17, speriamo con tanta gente. Il problema è che io in questi giorni ero convinto che si risolvesse tutto, cioè la banca, questa banca, ha cacciato, onesta, fatto bene, ha cacciato il suo amministratore, perché aveva fatto affari con l'Andrangheta e quindi li ha mandati via. Il nuovo amministratore mi ha telefonato dicendo che con me avrebbero voluto chiudere tutto, ovviamente si sono resi conto che questa causa era stata promossa in modo assolutamente provocatorio, per cui noi eravamo certi che adesso finalmente si ritirano da questa causa. Fortunatamente, perché la nuova governance della società ha capito tutto, ha visto che bene, questi signori hanno mandato via i loro amministratori, non gli hanno assolutamente fatto una causa per responsabilità, perché non vi ho detto che chi mi ha sostituito di varianti ne ha provate 8 milioni. Il cantiere finisce con 8 milioni di varianti che pagano per quella società lì, no? Quindi io dico, se i tuoi amministratori hanno fatto affari con la 'Ndrangheta, questo ormai è un dato storico, se questi amministratori hanno creato tutto questo danno a voi, quantomeno dopo che li mandate via li fate una causa per responsabilità, immagino, no? Io farei questo se mi hanno rubato 8 milioni, io non li ho, ma li avessi, se mi rubano 8 milioni, la prima cosa che faccio è quella. No, bene, questi ci hanno comunicato che tutto sommato adesso la società, l'Andrangheta non c'è più, in questa società diciamo questi soggetti non ci sono più, e loro tutto sommato sono una società che ha vinto una causa, e quindi il 15 di maggio del 2017 per quanto riguarda loro verranno a pignorare i miei immobili. Questa è una notizia di queste ore, quindi direte ma come, ma cioè io non, questa causa era finta. Ma l'abbiamo vinta, io ho continuato a dire, ma guardate che
queste ultime ore, vuol dire nell'ultima settimana, ha detto: guardate che quella cosa è tutta finta, è stata creata ad arte su tutti le storie, cioè non si deve più raccontare nulla, addirittura se attendiamo la sentenza, almeno non andate avanti, attendete la sentenza, vedrete che i prossimi gradi di giudizio vi diranno che la legge di Mussolini non esiste perché è stata abrogata da Bersani nel 97. Ma non solo, visto che ci sono 300.000 persone che lavorano nelle società di ingegneri in Italia, il Parlamento ha fatto una legge interpretativa, cioè ha detto: guardate, una legge inserita nel DDL concorrente, un articolo di legge che dice le società di ingegneria sono tutti legali, perché, e quindi i contratti sono tutti validi, perché Bersani nel 97 ha abrogato la legge di Mussolini. Quindi c'è quella legge che è già stata approvata dappertutto, va solo in terza lettura adesso. Quindi siamo arrivati alla fine e questa passerà il 28 o l'1 o il 2 di marzo. Quindi il 28 febbraio o il 2 di marzo, quindi fra due settimane, sarà approvata definitivamente. Il problema è che quella ad abbondanza, perché ripeto, la Cassazione, cioè, non ci sarà problemi, la sentenza dirà chiaramente che le società di ingegneria possono lavorare. Il problema è che la sentenza originaria ha dato un titolo esecutivo alla mia controparte, cioè gli ha detto, a me ha detto, hai perso, devi restituire i soldi, non li ho restituiti, mi hanno pignorato tutto, la procura ha sospeso finché ha potuto, adesso le sospensioni non si possono fare, del resto la parte penale ha fatto il suo lavoro, li ha condannati a darmi i soldi, ma questi hanno dall'altra parte un titolo in mano per venire a farci un pignoramento, cioè ce l'hanno già pignorato. Il problema è che mentre prima l'Andrangheta e i suoi, diciamo, affiliati non venivano perché non avevano, era improbabile, insomma, sono in processo, devono ancora fare due gradi giudizi, è difficile che si aggravino anche di questo reato, perché poi alla fine salterà fuori che è anche un reato, non l'hanno fatta. Ma questa società, che aveva come capo questa gente, si è ripulita di questa gente. Oggi questa è una società teoricamente normale, senza infiltrazioni, teoricamente. Quindi dici, beh, io sono un essere normale, mi sono preso il danno della 'Ndrangheta, mi sono preso delle case che non sono riuscito a vendere, addirittura con dei danni sopra, fortunatamente anche un vantaggio, mi sono trovato un immobile pignorato e me lo porto a casa. Quindi la nostra storia, che doveva essere finita il 21 dicembre, in realtà si è riaperta in modo roccambolesco in queste ore, perché non è possibile, io ho ancora 40 dipendenti, ho perso un'azienda enorme, vorrei evitare di far perdere altri 40 posti di lavoro a 40 ragazzi solo perché una banca ha deciso di venire a pignorare un immobile di seguito con una sentenza che ha ottenuto, dite voi, cioè, questa è la mia storia. Grazie a voi.